la vostra scena, quindi sicuramente cercherò di non fare rapidamente perché bisogna soffrire, quindi stiamo qui e soffriamo finché il tempo ce ne dà tempo. È partito? Direi di sì, non è nella versione però che volevo. Eccola qua, facciamo partire tutto. Bene, mi riuscite a sentire? Sì, anche se mi muovo, direi proprio di sì. Internet, bella domanda, visto che internet qui non è che funzioni proprio bene. Però prima di partire, so che ognuno di voi doveva portare un libro, l'ho portato anch'io, perché no. Oltretutto, ve ne lascio una pagina a testa, poi capirete perché. Staccate una pagina, ovviamente non quelle con le istruzioni, scegliete quello che vi pare e fatelo girare e prendete tutti una pagina, tanto un po' di tempo ci vuole, quindi potete anche scegliere. Chi sono? Mi chiamo Gabriella Paolini, lavoro per il GAR. Adesso vi spiegherò cos'è il GAR velocemente, anche perché non lo conosce nessuno. Qui siamo in una sede universitaria, ma in realtà qualcuno di voi sarà studente universitario, abbiamo avuto un professore, ma se chiedo a voi di alzare la mano chi sa cos'è il GAR, uno meno, uno, due, anche Agnese ovviamente, non è noto quello che facciamo. Lavoro al GAR da 16 anni ormai, mamma mia come passa il tempo, mi occupo di informatica, ma non solo di telecomunicazioni, in realtà da quasi 30 anni, anche qui il tempo ancora di più. Sono un tecnico, un programmatore, una programmatrice, in realtà sono anche la prima donna che parla nei talk, mi sa, fino ad oggi. Sì. Un tecnico perché la cosa divertente è quando lavoravo in un internet service provider a Bologna, e questo era nel 95, 96, 97, insomma in quel periodo lì, rispondevo al telefono e mi dicevano: ah sì, buongiorno, mi passa al tecnico, perché la voce di una donna non poteva essere per forza quella di un tecnico. E invece no, questa è un po' la scelta, ma non solo, nel senso che poi l'anima comunicativa a bit in realtà un po' è trasportata anche all'anima comunicativa umana, quindi non solo rete di dati, ma anche rete di persone. Vi dicevo in breve che cos'è il GAR. Il GAR è quella cosa che è nata più di 20 anni fa per dare internet alle università e agli enti di ricerca in Italia. Mi piace parlare, in realtà l'acronimo è Gruppo Armonizzazione Reti della Ricerca, e già questo è bello di suo, perché è armonizzazione, infatti nasceva per armonizzare qualcosa che stava nascendo, ma soprattutto è nato come, mi piace sempre fare questo esempio, come un gruppo d'acquisto solidale. Questo è proprio lo spirito che con GAS, invece di comprare le verdure, le università e gli enti di ricerca si sono messi insieme e hanno detto: nessuno ci può dare quello di cui abbiamo bisogno, allora ce lo facciamo noi. E quindi noi ci compriamo internet, a quei tempi c'era il monopolio, quindi c'era soltanto la SIP, però mettendosi insieme ovviamente il rapporto nell'acquisto, cioè quello che si dice il potere d'acquisto, ovviamente era più alto, e quindi si è riusciti a costruire prima una rete con circuiti affittati, quindi con una serie di circuiti messi insieme dall'unico operatore, poi pian piano a costruire un'intera infrastruttura che viene gestita su tutta Italia completamente da un gruppo di persone, le persone delle quali io faccio parte. Siamo una sessantina, siamo arrivati ad essere, ma siamo comunque pochi, e gestiamo completamente dall'illuminazione delle fibre una rete a livello nazionale. A dire una cosa che si può fare in Italia, si può fare bene, si può fare con un'organizzazione no profit, perché noi ovviamente siamo una struttura che è una associazione fra CNR,
ENEA, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e CRUI, in rappresentanza di tutte le università italiane. Quindi noi siamo qualcosa che fornisce un servizio a questi enti, ma non solo, perché poi i nostri utenti sono anche altri, ma sempre con l'obiettivo e il target ben specifico. Noi facciamo educazione e ricerca e cultura, ovviamente, perché la cultura è anche educazione e serve anche per la ricerca. E con appunto una comunità che adesso è di circa 1000 siti collegati, fra i quali ultimamente siamo riusciti a collegare anche 500 scuole che vanno dalla primaria alle superiori. In realtà l'obiettivo forte per il nostro consiglio di amministrazione ovviamente erano le scuole superiori, come un continuo ovviamente con l'università, perché se si dà la rete, e vi dico che le scuole che hanno la nostra rete sono tutta un'altra cosa, se si dà la rete ai ragazzi, i ragazzi stanno a scuola anche dopo l'orario di scuola, perché possono fare attività che senza rete non riuscirebbero a fare. Ma una rete seria, perché il punto è quello che dicevo anche prima: quello che abbiamo dato alle università lo stiamo dando anche alle scuole, cioè una rete che sia una rete efficiente, simmetrica, costruita apposta per, quindi l'abbiamo fatto per l'INFN, per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per far sì che poi ci fossero le scoperte che ci fossero state appunto al CERN, in un qualche modo in quello che è successo con la scoperta del bosone, eccetera. Se non ci fosse stata sotto la rete, queste cose poi non sarebbero andate avanti. Quindi la rete è il brutto anatroccolo della situazione, perché sta sotto, non se ne accorge nessuno sa come funziona, nessuno sa che alla fine c'è, ma se funziona allora va bene, se non funziona sono problemi grossi, perché ormai siamo abituati a fare un po' quasi tutto, ma un po' in parte, un po' così così, con la rete. Ma con una rete che funziona, vi dico che si riesce a fare molto, ma molto, ma molto di più. Gli enti collegati, l'abbiamo detto, università, conservatori, accademie d'arte, anche se anche lì, per esempio, rispetto ai soci, i soci sanno benissimo a cosa serve la rete, cosa poterci fare, eccetera. Con altri utenti che magari hanno ricevuto il collegamento dall'alto, a un certo punto con il Ministero abbiamo fatto un accordo per collegare le Accademie di Belle Arti e gli ISIA, con un contributo che era arrivato per questo tipo di collegamento. Il problema è che non usavano la rete, che, come dire, ma perché non dovete usare la rete? Cioè, la rete è fondamentale per fare educazione innovativa in questo momento, perché non usarla? Diciamo che c'è un po' una dicotomia da questo punto di vista, che poi rispecchia anche il digital gap che purtroppo c'è in Italia, è innegabile, cioè alla fine comunque siamo un passo indietro rispetto all'Europa e al mondo. E questo lo vediamo purtroppo anche nella parte educativa. Questa è la rete, la nostra rete, la dorsale in fibra ottica, che, come ho detto, collega tutta Italia. Una caratteristica importante della nostra rete, proprio perché è fatta rispondendo a dei requisiti che sono quelli dei nostri utenti. Notate qualcosa in particolare, qualcosa che vi salta all'occhio, vediamo se... Il grande raccordo anulare. No, a parte quello, diciamo che Roma ha sempre caput mundi, quindi alla fine no, qualcos'altro, però sempre geografico. Esatto. Questo sia per un progetto specifico che è stato Galileo Progress, ma questo anche perché l'esigenza è stata quella di rispondere a tutti con le stesse caratteristiche. Cioè non c'è per noi un'università di serie A o di serie B. Tutti devono avere il collegamento allo stesso modo, tutti devono poter lavorare nello stesso modo. E quindi quella rete è distribuita. Siamo arrivati in dei posti allucinanti per il CNR, non vi dico, CNR ha sedi sparse nei posti più stravaganti,
e noi siamo arrivati con la rete per dargli la connettività, perché i ricercatori lavorano con la rete e quindi non potrebbero altrimenti fare altro. Ovviamente la nostra non è una rete chiusa, è una rete aperta e abbiamo connessioni internazionali. Noi siamo una National Research and Education Network, cioè una struttura che è replicata come la nostra in ogni nazione del mondo, e siamo collegati attraverso una struttura paneuropea che si chiama GEAM e che praticamente collega tutte le altre reti della ricerca, e poi anche a livello internazionale. Internet 2 forse è un nome che è risuonato in altri contesti, ma è il nostro pari negli Stati Uniti, è la struttura appunto che collega le università americane. E siamo collegati anche verso l'internet commerciale, perché non è una rete chiusa. Comunque il ricercatore fa ricerca anche sul resto del mondo. È stato molto divertente, una volta un'università italiana aveva deciso, poi noi siamo una rete di trasporto, quindi niente filtri, niente, cioè è l'utente finale, quindi la struttura che è responsabile della rete, che filtra quello che vuole filtrare. Ma noi non facciamo controllo, non facciamo appunto filtraggio. La sicurezza è una sicurezza proattiva, nel senso che noi diamo suggerimenti, indicazioni su cosa chiudere, su cosa fare, poi nel caso che ci siano degli incidenti ovviamente interveniamo. Però il fatto del controllo, della chiusura, deve essere fatto dagli utenti. E questa università aveva deciso di chiudere il peer-to-peer nel momento diciamo più denso di torrent, di mule e altre cose, aveva deciso che chiudeva il peer-to-peer. Telefonata di un professore noto a livello di fama internazionale dicendo: che cosa avete chiuso? Noi abbiamo un progetto europeo sul quale stiamo lavorando per il peer-to-peer, non ci potete. E in effetti quello è, perché comunque la ricerca, anche dal punto di vista informatico, va a 360 gradi, quindi per forza la rete quando si fa ricerca deve essere in questo modo. La rete. Rete di persone, rete umana, quanto sapete della rete? No, quanto sapete della rete, perché in realtà mi sono adattata allo spirito open source, perché per me è un concetto ben chiaro, e quindi in realtà non so se voi siete tutti troppo giovani, una volta, prima dell'invenzione dei tablet, c'erano i libri game. Si leggeva un certo punto, poi a quel punto si decideva se andare da una pagina o da un'altra. E la mia presentazione è una presentazione game, nel senso, visto che anche poco tempo, visto anche che la cena, come dire, incombe, quale delle due cose volete parlare? In realtà io voglio qui portarvi e parlarvi della mia esperienza, di quello che faccio. In questo momento io sono responsabile per quanto riguarda la formazione a GAR, formazione e-learning, formazione innovativa soprattutto. Quindi i due aspetti, ma se volete anche come funziona internet, rientra nella formazione, perché il capire come funziona internet è fondamentale per qualsiasi altra cosa, è una di quelle cose che di solito non si sa. Si usa internet, gli adolescenti vengono chiamati, voi siete ormai troppo grandi, nativi digitali, ma forse anche voi. In realtà io la chiamo generazione touch. Perché? Perché è una generazione che sta sopra, che è abituata a fare, diciamo, a toccare lo schermo del tablet o dello smartphone, ma che poi non lo aprirà mai quel tablet o quello smartphone. Ai tempi miei, che sono vecchia, si apriva il computer, si smontava, si guardava dentro, si toglievano i pezzi, si mettevano le schede, ma sì, io lo facevo, io rompevo anche la radio quando ero piccolina per prendermi il magnete, quindi, come dire, il buon vizio. Un mio caro amico mi ha detto: adesso, ma alla fine del tutto, con quei capelli cosa fai? Sfasci tutto e te ne vai urlando. Però, a parte questo,
il problema grosso è che spesso non si va più in profondità sulle cose. Un'altra questione è il coding, adesso Agnese mi strozzerà. Il problema grosso rispetto al coding in generale, non quello per i bambini, ma in generale, è che ormai Java è diciamo il must per quanto riguarda la programmazione. Ma Java è un qualcosa che è chiuso. Comunque è... una volta si usava il linguaggio macchina, ora non voglio arrivare a questi livelli, però insomma, alla fine il fatto di dimenticare sempre di più, in alcune università purtroppo succede che si rinuncia alla programmazione in C per passare direttamente a Java e andare avanti da quel punto di vista su quel tipo di struttura. È vero che le app, tutto quello che è adesso diciamo di base di programmazione è quello, però Java dovrebbe essere il livello successivo. Quando sai come si fa una funzione, quando sai come è gestita una routine, nel senso che tu stesso l'hai creata, allora puoi usare qualcosa che non ti fa vedere sotto, ma perché già sai quello che c'è sotto. Cioè questo fatto di rimanere sempre in superficie. Per favore scavate, 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 dig, 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 andate a fondo, andate in profondità, non vi fermate sulla superficie, perché è un danno per voi il fatto di non capire quello che sta sotto, poi non vi fa neanche trovare l'idea essere poi innovativi veramente, perché capendo quello che c'è sotto poi si riesce... l'Hello World del BASIC, intanto Go To 10 eccetera eccetera, però aveva un senso per capire come la struttura della programmazione funzionava, più che un blocco messo dopo un altro. È vero, la logica è importantissima, però è importantissimo anche pensare come la macchina, perché questo ce la fa capire meglio. Scegliete, alzata di mano, volete le Open Educational Resources, questo... L'altro argomento riguarda invece l'educazione innovativa, cioè il fatto di usare la rete per fare educazione. Ed è una cosa che in Italia ancora è utilizzata poco, qualcuno la sta utilizzando, ma colpa anche della mancanza della rete, perché se non c'è la rete sotto ovviamente non si usa. Alzate di mano, uno o due, per internet. Se va veloce internet. Se c'è rete. Uno, due, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici e quindici. Open Educational Resources. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vabbè, vediamo come funziona internet, magari velocemente diamo un risultato. Velociamo internet. Velocemente. Forse è facile così, però in realtà quanti di voi sanno che cos'è un indirizzo IP? E come funziona un DNS? Sapete che un DNS potreste farvelo in casa e fare il vostro Tor personale e fregare tutti? Questo diciamo proprio perché conoscendo le cose poi per quello che funzionano alla fine si possono ovviamente, si può innovare, si può. DNS è una di quelle cose più sensibili in assoluto nell'utilizzo di internet. Oltretutto c'è la versione avanzata che è il DNS SEC che ancora non è stata messa in funzione, quindi il DNS è una di quelle cose che può essere attaccata più facilmente, ma non è il solo. Avete preso tutti il foglietto? No, ancora. Questo era il premio per aver risposto alla domanda. Altra cosa fondamentale, qui metto in mezzo Leonardo ma non lo vedo, quindi una delle cose che un maker dovrebbe saper fare è l'origami, perché in realtà come fai a saldare se prima non sai piegare un foglio di carta?
e sicuramente rivalutiamo l'origami, perché è un'apertura mentale sicuramente come open e come leggerezza. Quindi ti ho appena messo in mezzo. A me? Sì. Parlando non di leggerezza, infatti. No, parlando proprio di leggerezza. Ho detto che un maker dovrebbe sapere piegare un foglio di carta prima di saldare. Che... ha un senso. E... questa si chiama base triangolare, non so se qualcuno di voi già la conosceva in precedenza. Ok, Agnese è una grande esperta di origami. Quando arriva il foglio, sono ancora laggiù. Adesso. Non guardate, non c'entro niente. Questi 2 minuti ce li abboneranno dalla cena, no? Ormai è una corsa con il tempo che... In realtà io sono un po' per... Posso farvi vedere in realtà in modo molto semplice, ovviamente se seguite quello va bene, però una cosa che potete fare è fare prima le pieghe, cioè piegare a metà, poi riaprire, ripiegare a metà e poi piegare nel senso opposto l'angolo da un lato e l'angolo dall'altro, ovviamente l'ho fatto col colore al contrario, complimenti a me, e in questo modo, ovviamente come l'ho fatto io mi viene il bianco sopra, però fatto al contrario, se andate a seguire le pieghe che avete fatto, viene un triangolo. Questo lo potete fare anche al contrario, poi una volta prese le pieghe. Diciamo che la piega, quella... Il bianco è il fronte e il retro. E il bianco è il retro. Quindi dovrebbe uscire fuori un triangolo così, col colore. Ovviamente con le sue alettine che poi utilizzeremo. In realtà io avevo già previsto che alle 18.30 già sarebbe stato pesante, a quest'ora ancora di più, quindi diciamo che divertirvi un attimo con l'origami penso sia... e vanno no, piega al contrario, la piega al contrario, no, rifatto la piega, no, ma anche quest'altra in modo che poi quando si va a aprire si vede da sola praticamente le ripeto per gli ultimi che hanno avuto il foglio, allora piega tu, sì, esatto, assolutamente sì, open, e poi ci sarà professione, poi per... io sono andato un'altra, il risultato è lo stesso, però la piegatura diciamo viene fatta in altro modo, esatto, così, poi dall'altro lato sempre così, quindi segnando la piega. E poi riapritelo e fate invece la piega per longitudinale, thank you, fatta nella parte bianca e da un lato e dall'altro. Quando poi lo aprite... Esatto. Senza... No, senza... Esatto, sì, perfetto, così. si accettano i suggerimenti dal compagno... All'interno. Qualcuno stamattina parlava di poesia.
poesia. In realtà la poesia è fondamentale, e anche l'origami è poesia in carta, ma lo è comunque. E poi vedrete cosa, cosa tireremo fuori. Alla fine del talk, ovviamente, la, la parte conclusiva la facciamo dopo tutta la zolfa. Allora, internet. Mentre parlo, così vi riposate parlando vicino, cercando di capire come, come fare le pietre. Allora, intanto una cosa che mi fa tantissimo arrabbiare, ma internet non è il sinonimo di web. Cioè, questo assolutamente da far sparire, cioè internet è una cosa, il web è un'altra. L'uno funziona, cioè il web funziona perché funziona internet, perché è una delle applicazioni che si possono utilizzare con internet, ma purtroppo sempre capita, soprattutto nei titoli dei giornali, con no, nulla contro i colleghi giornalisti, però di trovare questa diciamo associazione tra internet e web. Internet è molto di più del, del web. E altre caratteristiche importanti, questo sono caratteristiche importanti soprattutto per la parte politica di internet, perché sapere come è fatto e come funziona internet serve anche per capire cosa stanno cercando di fare internet, nel senso con una serie di manovre governative a più livello, a livello mondiale, per quanto riguarda il desiderio di controllare una cosa che controllabile non è, ovvero internet. Quindi sempre di più cercando di mettere dei limiti o cercando di dare dei limiti anche con cambiamenti tecnologici. Attenzione, perché c'è molto da 5 minuti? Prima erano da moltiplicare, però le chiacchiere continuano a scendere. Portiamo queste sono chiacchiere. Finché, no, non sono chiacchiere assolutamente, anche perché tutti chiacchieriamo, come dire. La cosa fondamentale, e qui mi faccio seria, è che anche i cambiamenti tecnologici, una delle innovazioni che è abbastanza affermata in questo momento, non so se nessuno di voi ne ha mai sentito parlare, se c'è qualcuno che si occupa di informatica o telecomunicazioni, le software defined network vi dicono qualcosa, in realtà sono l'evoluzione della rete, nel senso che proprio con un concetto che è completamente diverso da quello di internet, cioè internet è nato per non avere una gestione centralizzata, quindi ogni nodo è indipendente, ogni nodo ha una gestione che può essere propria e ha una propria diciamo identità e indipendenza nella rete stessa. Questo nasceva per scopi militari a suo tempo, perché ovviamente nessuno, cioè se cadeva un nodo un altro doveva continuare a parlare con gli altri, quindi questa diciamo gestione separata del, della rete, della, non centralizzata, ovviamente permetteva di essere sempre connessi in qualsiasi modo. Però ovviamente capite che dall'altro punto di vista toglie potere a chi vuole centralizzare la gestione dei dati. Questa cosa è nata quando i dati erano pochi, scambiati in determinate situazioni, in determinate gestioni. Adesso la situazione è diversa. E quindi c'è, diciamo, viene utilizzato per il momento solo in un ambito ristretto di dominio, ma già si sta parlando di multidominio. Questo nuovo protocollo, questa nuova, diciamo, idea di rete che prevede invece dei terminali stupidi
con la gestione centralizzata. È quello che Google, per esempio, o anche altri grossi content provider utilizzano nelle loro strutture, diciamo, interne, quindi nei loro data center. Questo perché dal punto di vista del tecnico ovviamente permette di poter dare le impostazioni di rete da un unico punto a tutta la rete. Ma pensate a una cosa di questo tipo in una struttura multidominio. Ovviamente accentra il potere della gestione dei dati. Ma che cosa vuol dire il potere della gestione dei dati? Vado, visti i 5 minuti, vado più avanti. Come funziona la rete? La rete funziona, praticamente il dato viene, il dato, cioè la vostra fotografia, il vostro messaggio su WhatsApp, perché poi anche questo è bello, sempre tra le chiacchiere. Quanti in Italia usano internet? Il 20%. Quanti in Italia usano WhatsApp? L'80%. Ma come lo usate WhatsApp? Come li trasmettete i dati? Col pensiero? No, usando internet. Quindi in realtà, anche se non lo sapete, state usando internet, perché comunque utilizza lo scambio dei dati attraverso, attraverso la rete. Quindi come funziona la rete? Il mio dato viene, parte da un terminale A per arrivare a un terminale B, attraversando una serie di nodi che sono dei cosiddetti router, o istradatori, se vogliamo usare il termine italiano, ma istradatori perché, proprio perché istradano il pacchetto. E ogni router ha dei protocolli che sono fatti con la teoria dell'hot potato, cioè della patata calda, ovvero la teoria del dato, io prima lo mando via e meglio sto, nel senso il router ragiona così, attraverso dei protocolli che sono definiti ognuno su un router diverso. Questo perché ovviamente la rete, altro falso mito, non deve essere solo di banda larga, larghissima, ultralarga, ma deve essere anche efficiente. Cioè, io devo avere un tempo che sia ragionevole fra il mio punto A e il mio punto B, perché questo tipo di informazione permette che io possa mandare il mio dato e riceverlo indietro, ovviamente in tempi in tempi ragionevoli, perché se io sto facendo una telefonata, io voglio che questo dato che va da una parte all'altra, cioè da un lato e poi torna indietro, lo faccia in un tempo per cui non è percettibile il ritardo. Cioè io quando sto facendo uno streaming o qualcosa del genere, ma lo streaming già è un po' qualcosa che può fregare, come si suol dire. Ma se sto facendo una telefonata, io walkie talkie, ci sei? Pronto? Mi senti? Cioè con il momento di attesa che è quello poi del satellite. Quindi io ho bisogno di una rete che sia una rete recettiva. Ma soprattutto ho bisogno, per fare questo, di cosa ho bisogno? Ho bisogno che sia una rete che non perde pacchetti. Perché ovviamente il mio dato, dicevamo, è spacchettato, quindi diviso in pacchetti, passa in mezzo a quel groviglio di router, arriva a destinazione e si rimette insieme, quindi i pacchetti si risaldano e otteniamo il nostro dato. In questo caso era una fotografia che ritorna da quella parte. Ma questo come succede? Succede che appunto attraverso lo stack del nostro computer l'operazione viene fatta appunto nella divisione di pacchetti. Il primo pacchetto parte, cioè ogni pacchetto è indipendente, quindi ogni pacchetto segue la sua strada per arrivare a destinazione. E poi ci sarà il protocollo che è il TCP, l'IP è poi il protocollo che serve a gestire il mio pacchetto all'interno della rete. Infatti sicuramente avete sentito questa cosa del TCP/IP, cioè del come i protocolli che sono legati a internet. IP lavora a questo livello, invece il TCP ricostruisce il dato. E quindi il mio pacchetto 1 è arrivato a destinazione, ma io in quel caso avrei solo mezza fotografia, comunque una parte di fotografia.
perché possa avere tutta la fotografia, cioè che il mio invio sia completo, deve arrivare a destinazione anche il pacchetto 2, che permetterà poi di ricostruire il dato. Il pacchetto 2 può fare una strada completamente diversa, non deve per forza fare la strada che ha fatto il pacchetto 1, arriva a destinazione, ricostruisce il dato e ci permette di avere il dato integro. Avete presente, vi sarà successo con Skype di fare, ora un po' meglio, ma insomma dipende sempre dalla rete, delle videoconferenze e vedere i buchi dei quadratini neri? Quelli sono pacchetti che si sono persi, perché nella gestione del real time di solito non viene utilizzato il protocollo TCP/IP, che è un protocollo che va a controllare che tutti i pacchetti siano arrivati. Quindi il protocollo si fa diciamo un'idea di quello che è la ricostruzione che deve fare, e se qualche pacchetto manda sollecita di qua dicendo: non mi è arrivato il pacchetto 3, non riesco a ricostruire tutto il mio dato. Il TCP ha appunto un controllo di questo tipo, però per le comunicazioni veloci si usa l'UDP, e l'UDP non fa nessun controllo, arriva il pacchetto e ricostruisce il dato, proprio perché, come nella comunicazione real time, come nella videoconferenza, deve ricostruire l'informazione nel minor tempo possibile, sempre con questo discorso dell'hot potato, della patata calda, quindi proprio perché il tempo è fondamentale per andare avanti, e quindi è fondamentale anche riuscire a mettere insieme i dati. Diciamo che visti i tempi, vi dico due cose proprio sulle Open Educational Resources. Abbiamo accennato un po' dell'uno e un po' dell'altro, proprio per il discorso di Open. Bello il fatto di chiamare questa scuola Open Source, bello, però mi raccomando, capite bene cos'è il concetto dell'Open e capite bene anche cos'è l'Open Source, perché è fondamentale anche nell'utilizzo quotidiano che si fanno degli strumenti che si usano. Google non è open, Facebook non è open, bisogna fare attenzione, perché spesso si fa confusione fra il concetto di open e gratuito. Gratuito, c'è tante cose che però gratuite non sono. Open e tutto il movimento open ha un concetto completamente diverso, che è quello della condivisione, del riuso, del fatto comunque di una gestione dei dati, delle informazioni, delle risorse, che è completamente diversa. Quindi bisogna stare attenti appunto a quello che si fa in rete e come si utilizza la rete. Spesso e volentieri ho visto, soprattutto nella parte dell'utilizzo dei docenti, dei programmi, l'utilizzo dello shareware in modo diciamo abbastanza continuo, senza capire che poi ci sono risorse uguali open che possono essere utilizzate, che sono magari mille volte meglio, che gli danno possibilità in più, ma che in realtà sono underground rispetto a una comunicazione che invece viene fatta da chi deve guadagnare su determinati prodotti, ma senza nulla avere a che ridire su chi vuole guadagnare sul software, ci mancherebbe. Anche se il mio caro amico, il professore Giudavoli dell'Università di Bologna, proprio parlando di queste cose, mi diceva che all'estero anche le software house stanno lavorando in modalità open source. Ma questo perché tutela sia loro che il cliente, e il cliente capisce che se si rivolge a una software house che sta usando open source ha una garanzia in più, quella di, se la startup, la software house chiude, poter continuare a utilizzare quel software anche successivamente. Quindi la controtendenza è quella di rivolgersi più alle software house che
ovviamente si fanno pagare per l'assistenza, per il codice, che, per le modifiche, eccetera, ma rilasciando un prodotto che sia open source, perché questo gli garantisce un futuro che è diverso rispetto a un prodotto chiuso. Il prodotto chiuso, la software house chiude e il cliente, lo so, il tempo è scaduto, però mi allargo, no? Mi porterete via a forza, infatti i capelli questo dicevano, infatti andrò via spaccando tutto proprio perché mi porterete via a forza. E concetto importante sull'educazione innovativa, voi qui fate educazione, fate formazione, volete fare formazione innovativa, cercando di cambiare il sistema. Il sistema ovviamente cambia anche con gli strumenti che si utilizzano e cambia anche col tipo di strumenti che si utilizza, ma cambia anche con il fatto di poter condividere gli strumenti. Le Open Educational Resources sono tante, soprattutto all'estero, cioè sono delle risorse che sono testi, audio-video, soprattutto audio-video, soprattutto giochi, tutta una serie di risorse fatti con lo scopo educativo che sono stati condivisi e distribuiti a tutti. Esistono una serie di aggregatori che permettono di poter ritrovare in rete le risorse che dal punto di vista educativo sono fondamentali. Ci sono giochi, appunto video, che hanno fatto magari docenti di altri paesi e che possono essere utilizzati tranquillamente per fare educazione. La cosa più bella, e con questo finisco prima della parte finale dell'origami ovviamente, è quello che hanno realizzato in Polonia. In Polonia hanno fatto quello che qui ha un timido tentativo, cioè di fare un libro di testo per le scuole completamente open. Il Ministero dell'Educazione polacco ha messo in linea, che lo potete leggere anche voi perché è proprio open, è aperto, chiunque può entrare, i libri di testo dall'asilo fino alle superiori, in polacco ovviamente, quindi se qualcuno fa il polacco, però nonostante quello sono bellissimi perché sono pieni di animazioni, pieni di, e sono aperti a tutti, online, distribuiti, la cena è pronta ovviamente, e ancora ce n'era tante. Comunque ovviamente vi manderò le slide, ci sono i link, siate curiosi di andare a vedere le varie cose. Finiamo con l'origami, perché a questo punto l'ultima cosa, siete arrivati a questa forma, mancava un pezzo di là, dall'altra parte, comunque triangolo con la punta in giù, dovete piegare una punta e l'altra punta in basso in modo da arrivare a quella forma che vedete lì, cioè che è quella in alto, la prima. Poi è una bomba. E a questo punto piegate non proprio a metà, ma un po' più in alto della metà, lasciando un po' la punta fuori, dietro. Quindi questa era la forma che avevate, piegate indietro lasciando la punta un po' più in alto e tirate giù il e qua, scusate, girandolo, ecco, questa è la parte girata con le due puntine, le tirate giù, ma dovete andare a schiacciare questi lati, quindi tirandole giù e andando a schiacciare. Poi la piegate, fate una piegaturina
piegata verso l'interno, fate, no, verso, verso l'esterno, ma sono cotta sicuramente più di voi, e a questo punto piegate leggermente dove volete, senza problemi precisi, di, e la riaprite prendendo questo lato e dovrebbe venire fuori una farfalla.